Ciao e benvenuti su FabPax. Come da titolo, oggi parleremo del restyling dei Corsari. Gardaland ha annunciato che i Corsari chiuderanno ad agosto 24 e ovviamente faranno qualcosa. Quando riapriranno, come sarà il restyling, cosa possiamo aspettarci, discuteremo insieme tutte le varie opzioni e vi do una piccola anticipazione, per farlo sono venuto qui. Iscrivetevi al canale. E allora, iniziamo a inquadrare il contenuto del video grazie a questo bellissimo sfondo in lamiera. L'anno prossimo, 2025, Gardaland compierà 50 anni ed è lecito aspettarsi delle novità, anche se non sono garantite. Al momento sappiamo che Gardaland sta lavorando su due progetti principalmente, lo sappiamo perché hanno depositato in comune le varie richieste. Una è la ribrandizzazione dell'area di Kung Fu Panda e di questo parleremo brevemente, secondo me ci sono solo un paio di opzioni, ne parliamo tra un minuto. E poi, finalmente, è stata ufficializzata la tanto attesa chiusura per restyling dei Corsari, che chiuderanno verso metà agosto, ma non si sa ancora quando riapriranno. E in questo video faremo il solito viaggio tragicomico delle varie opzioni, qualcuna più seria, qualcuna molto più cretina, per vedere come i Corsari potrebbero diventare quando riapriranno, che non è detto sia nel 2025, ma ne parleremo dopo. E allora, con questa bella musichetta cinese in sottofondo, così mi evita anche di cercare la musica dopo, parliamo brevemente dell'area di Kung Fu Panda. Allora, sappiamo che verrà ritematizzata. La cosa più ovvia da pensare è che sia finito l'IP, quindi devono rimuovere Kung Fu Panda. E le versioni, diciamo, sono due, al massimo tre, le varie opzioni che potrebbero esserci. Quella che gli appassionati sperano, che l'area diventi finalmente cinese, cinese per davvero, e si estenda fino alla fine del parco, inglobando quindi tutta l'area anche dei giochi, la monorotaia, Peter Pan e il Brucomela, che sarebbero da ritematizzare a tema cinese per fare un'area grossa per bambini, coerente, tutta a tema Cina. Probabilità che questo venga fatto pari a zero. L'altra opzione, quella che io vedo purtroppo come la più probabile, è che, visto che è finita l'IP, debbano togliere Kung Fu Panda, quindi toglieranno tutti i riferimenti e festa finita. E poi c'è l'opzione che è in linea con, diciamo, il filone Legolize, quindi tutto che diventa Lego, e in questo caso ovviamente lo vedete anche un po' dagli occhiali, ma potremmo parlare di questa roba qui, e vi faccio vedere più o meno com'è un'area Ninjago Lego qui a Legoland Windsor. Compagnia di lui, che dire dell'area, ma che è anche tematizzata bene. Qui ha due attrazioni principali, che sono una barchetta che gira, niente di che, una flat ride, e poi l'altra che ovviamente è la dark ride trackless, molto molto carina. Ma si potrebbe pensare dell'arrivo di Lego nell'area Gardaland, volendo sì, anche se temo un po' che diventi una sorta di Garda Legoland a un certo punto, a forza di aggiungere Lego. Sicuramente basterebbe aggiungere un po' di minifigures qua e là, potenzialmente nel lungo termine magari una flat ride, e riutilizzare oggettivamente il 99% di quello che già c'è. Ma secondo me, come detto, sarà semplicemente una rimozione dei riferimenti a Kung Fu Panda, che non possono più utilizzare se non pagano l'IP, e finito. Questa sarà la nuova area cinese di Gardaland, purtroppo. Per i pirati bisogna fare un discorso serio, talmente serio che probabilmente lo continuerò a casa. Ma rimane il fatto che è un'attrazione storica, che quando ha aperto ha lasciato tutti senza fiato, senza parole. Era l'attrazione più grande, più importante d'Italia, senza grossi eguali in Europa, e ha portato a Gardaland, ma direi in Europa in generale, quel senso di dark ride americana gigantesca.
un'opera epica, un colossal che è rimasto ineguagliato per tantissimi anni. Ovviamente c'è stato un restyling un po' funesto, un po' non così felice, fatto da Merlin, in cui sono state aggiunte delle proiezioni, è stata stravolta un po' la storia, ma adesso è venuto il momento di chiuderlo e ritematizzarlo, ribrandizzarlo, non si sa. Parliamone. E allora iniziamo a parlare dei tempi. Chiude a metà agosto e se dovesse aprire per la stagione del 50° avrebbero un anno, forse anche meno, per fare tutto il restyling, che non è tantissimo. E allora ve l'avevo detto che sarei tornato a casa. Parliamo dei tempi. Allora, sappiamo che la chiusura sarà il 19 di agosto. Ipotizzando una riapertura, diciamo a inizio stagione, verso metà aprile, questo lascerebbe 7 mesi. E invece se dovessero riaprire per il compleanno, quindi a 19 di luglio del 2025, per il 50°, avremmo 11 mesi. Quindi un intervallo tra i 7 e gli 11 mesi. Sono tanti, sono pochi, ma per rispondere sono andato a vedere altri interventi simili quanto ci hanno messo. Li leggo perché non me li ricordo. Allora, Jumanji The Adventure, per passare da Ramsey il risveglio a Jumanji The Adventure più o meno ci è voluto un anno. In questo caso ovviamente hanno cambiato tutto il sistema di ride, sventrato completamente all'interno del padiglione e rifatto tutto da zero. Un anno. Poi abbiamo l'altro esempio, sempre in casa Merlin, The Curse of Alton Manor, dove questa era, per darvi un po' di informazioni, una sorta di dark ride vecchio stile, tipo La Valle dei Re, poi a un certo punto trasformata con i pistolotti in shooting ride, e poi, nell'intervento di cui parliamo qui, riportata a dark ride, ma senza cambiare il sistema di ride e tra l'altro riutilizzando anche parecchie delle scene esistenti o comunque della struttura. E questo ci ha impiegato da settembre 22 a poi riaperto marzo 23, quindi siamo circa 6 mesi. Poi Nemesis, il retracking, anche se è un esempio un po' cretino, ci ha messo circa un anno e 4 mesi, ma qui parliamo di smontare il coaster vecchio, portare il coaster nuovo, montarlo e fare la tematizzazione, comunque un anno e 4 mesi. E poi Pirati in Batavia, che è forse quella più rilevante ma anche quella meno indicativa, vi dico perché. Comunque sono stati chiusi da maggio 18, hanno riaperto poi a luglio del 2020, quindi oltre i 2 anni. Qui però è da prendere un po' con le pinze, perché uno, era andato tutto a fuoco, quindi c'è stato parecchio intervento da fare, pulire tutto, riniziare quasi da capo, rifare il sistema di ride, rifare tutto da zero. E poi, come ho detto, 18-20, siamo in piena epoca di Covid, quindi le tempistiche potrebbero essersi dilatate per questo motivo. Però ricordiamoci, Pirati in Batavia, più di 2 anni. E ovviamente anche un'informazione chiave è capire se il sistema di ride rimane uguale o no. E per i corsari, cosa è lecito aspettarsi? Per i corsari è ovviamente lecito aspettarsi che il sistema di ride rimanga immutato, anche perché non sono a conoscenza di problemi tecnici o meccanici di quella ride. Anche se ultimamente, un po' dal nulla, è uscita questa notizia della Simworks. Allora, Simworks ha pubblicato una news dicendo che oltre a lavorare tantissimo con gli Emirati Arabi, stanno installando una water ride vicino a casa, non sono molto lontani da Alton Towers, e tra l'altro Alton Towers sta facendo un refresh di una dark ride barra water ride molto simile ai pirati. Potrebbe essere ad Alton Towers, potrebbe essere in altri 4 parchi in zona, perché tutti casualmente stanno mettendo mani alle loro dark ride acquatiche. Però se così fosse, ma nulla vieterebbe di pensare al tipico copia e incolla di Merlin per quello che riguarda le attrazioni, quindi potrebbe arrivare la tecnologia Simworks anche a Gardaland per i nuovi corsari. Questa è una water ride forse più simile all'Atlantide, con la particolarità di essere un 3D con gli occhialini e che poi a un certo punto si entra in una sala enorme, circa 20 metri per 10, in cui c'è uno schermo 360, ci sono delle proiezioni, eccetera eccetera, quindi è un misto, è molto universal, se vogliamo, è un misto tra video e animatronics e props fisici. Ora,
Potrebbe arrivare ai corsari. Sì, sinceramente lo spazio ce l'hanno, ma non penso che abbiano né i tempi, né la voglia, né i soldi di rifare completamente il sistema di ride. Perché non ce n'è bisogno. Quindi ve la metto lì come informazione, appunto più che altro perché è un'informazione recente ed è molto in ambito Merlin, ma sinceramente e personalmente escludo che il sistema di ride venga modificato. E allora, dato per scontato che il sistema di ride rimarrà lo stesso, cosa ci possiamo aspettare da questi Corsari 2025? Una ritematizzazione, e considerando questi 7-11 mesi, in teoria ci sarebbe tempo per fare parecchie cose. Ovviamente i fan sono contenti che venga preservata questa attrazione storica del parco, ma sapendo chi ci lavorerà hanno anche tanti timori, secondo me giustificati. Parliamo ovviamente di Merlin Magic Making. Perché? Ma perché in realtà hanno dimostrato più e più volte di essere non propriamente capaci e bravi a fare le dark ride. Jumanji, Curse of Alto Manor, per dare gli ultimi esempi recenti, sono molto economiche e non sono fatte benissimo. Poi, non per promuovere la mia serie, ma si sa, insomma, che Merlin, quella che chiamiamo tematizzazione di Merlin, fa uso abuso di lamiere, container, filo spinato, reti da pollaio. Quindi, che i corsari possano diventare o una nave porta container o una sorta di nave spedita sulla Luna attaccata dagli alieni dopo essere passata attraverso una guerra e una carestia. Ecco, un po' ce l'aspettiamo tutto. Ci mancano solo gli animatronics degli zombie lungo il percorso e abbiamo fatto filotto. Ovviamente si scherza, però il dubbio o il timore che le capacità interne non siano abbastanza per rendere giustizia a questo tipo di attrazione sono assolutamente fondate. L'altro rischio è che Merlin, come già fatto in passato, anche se potrebbero imparare una volta tanto dagli errori, si voglia lanciare su nuove tecnologie. Quindi, al di là di quello che abbiamo detto di SimWorks prima, si potrebbe anche solo pensare a schermi, proiezioni, VR, occhialini 3D, cose di questo tipo, che ovviamente snaturerebbero completamente, quella che è l'essenza dell'attrazione. C'è da dire che ultimamente sono tornati molto alle dark ride tradizionali, dopo aver appunto provato sia le shooting, sia i VR, sia i 3D, in maniera, diciamolo, fallimentare. E poi c'è l'annosa questione degli IP. Perché? Ma IP che va, IP che viene. Esce Kung Fu Panda, potrebbe entrare un IP nuovo per i corsari. Non ce ne sono tantissimi da cui pescare, ma ricordandoci che Merlin ha collaborato in passato con Netflix, e parliamo di Thor Park, Black Mirror, The Labyrinth, anche se poi è stato chiuso in breve tempo, quindi non penso che collaborino ancora con Netflix, ma si vociferava, non mi ricordo più la fonte, quindi se non vi cito chiedo venia, di una possibile collaborazione di Merlin con Netflix per l'IP di One Piece. Ecco, allora. Pensare i corsari tematizzati One Piece, ovviamente non ci si dorme la notte. Anche qui la vedo abbastanza improbabile, però citiamola tra le opzioni. Poi c'è l'opzione meno probabile, ma anche quella che mi fa più ridere: cosa potrebbe mai succedere se i corsari diventassero i pirati Lego? Scopriamolo insieme. Thank you.
abbiamo il mix letale di tematizzazione di Merlin unita a Lego. Ed è un attimo che si crea la nave portacontainer fatta di Lego, che peraltro a Legoland Windsor esiste. Ed è ovviamente legata anche al negozio che potrebbe vendere questo bellissimo set che di nuovo esiste. E a questo punto, se dobbiamo estendere un IP già esistente al parco all'area dei corsari, beh, c'è Peppa Pig. Ovviamente l'opzione di Lego Corsari è una stupidaggine, non ha nessun senso. Sappiamo però che Gardaland costruirà un faro. Io adesso sono a Legoland e... Ops. E allora, cosa augurarsi? Ecco, diciamo così, come mi piacerebbe vedere i corsari? Mi piacerebbe vedere un intervento veramente simile a quello che ha fatto Mack con i loro. Quindi una attualizzazione delle tecnologie, nuovi animatronics più rifiniti, delle scene che utilizzano tecnologie nuove come il mapping, l'odorama, degli effetti particolari, ma senza snaturare l'attrazione. Magari una storia nuova, rivista, una nuova colonna sonora, nuove tecnologie, nuove scene, sì, ma i corsari devono essere riconoscibili ad occhi chiusi, deve essere sempre la solita attrazione. Come detto prima, non che non si possa fare, ma i dubbi grossi a livello personale sono sul budget messo a disposizione, di cui non sappiamo niente, ma soprattutto sulle capacità interne di chi molto probabilmente si troverà a lavorare su questo progetto di ribrandizzazione. E poi cosa mi piacerebbe vedere nell'area? Ma alcune cose semplicemente per rendere l'area ancora meglio. Prima cosa, via subito gli hamburger dal fast food, metteteci il fish and chips, perché siamo in area marina, siamo in un villaggio di pescatori, ci va il fish and chips, i cartocci, ci metti gli anelli di calamaro, ci metti i gamberetti fritti, mettici cosa vuoi, una friggitoria, parliamoci chiaro, ma ci va del cibo a tema. E poi un bel negozio di caramelle, magari togliamo sta panetteria che non c'entra niente, mettiamo un bel negozio di caramelle, di quelli che si trovano ovunque, li trovate nei centri città, li trovate negli aeroporti, sono a tema pirati. Se Gardaland non ha voglia o soldi per farlo, che affitti i locali a chi già fa questa cosa benissimo. E poi degli spettacoli nuovi. Vi metto il video: a Legoland nell'area pirati ci sono spettacoli di tuffi tutto il giorno, ogni due ore, che sono stupendi, che sono poi molto simili anche a quelli che fa Europa Park. Sarebbe bello per il 50esimo, per celebrare questa ristilizzazione dell'attrazione, vedere finalmente un'area viva, un'area con attori, come succede ad Alton Towers, un'area con spettacoli, un'area che invoglia la gente a passarci dentro del tempo. E in compagnia di questo qui, spero che il video vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale.